molte persone hanno lavorato che nel silenzio, senza dire nulla, ma hanno lavorato tanto per far sì che queste cose avvengano. È mio dovere dire grazie a tutti loro, in tutte le amministrazioni, non soltanto l'amministrazione comunale, ma anche l'amministrazione regionale, diciamo tutti quelli che hanno i controlli, tutti quelli che si sono dati da fare. Direi che sottolineiamo ancora una volta che qui a Genova abbiamo lavorato tutti assieme in maniera assolutamente coesa. Abbiamo dimostrato che la città è forte, abbiamo dimostrato che la città riesce a risolvere anche questi problemi e a tornare fuori dai problemi ancora più forte e più bella di come era prima. Un ringraziamento tanto a Cassa Depositi e Prestiti, perché questo immobile dove ci troviamo è di Cassa Depositi e Prestiti, che subito nell'imminenza della tragedia che abbiamo vissuto si è mobilitato. Questo immobile era un immobile in corso di ristrutturazione che doveva avere poi nel corso degli anni e avrà nel corso degli anni destini diversi, ma vista l'esigenza e la necessità del momento ci siamo Cassa Depositi e Prestiti messi a disposizione. Abbiamo lavorato nel più breve tempo possibile per renderle agibili, l'abitabilità, insomma quelle pratiche che necessita ogni casa per essere abitata, perché sono di fatto immobili pronti ad essere abitati. Chi prende le chiavi oggi stasera già potrà, volendo, dormire in questo stabile, perché è tutto arredato, si tratta solo di comprare il sugo per i ravioli. Di fatto al momento abbiamo 170 persone in autonoma sistemazione che hanno già ricevuto due mensilità, ci apprestiamo a pagare la terza, poi vogliamo dare un contributo finale comprensivo di tutta la somma loro spettante nell'anno. Abbiamo consegnato una novantina di case pubbliche con quella che oggi appunto ci apprestiamo a dare a queste persone, per cui direi che il problema è quasi risolto. Certo, abbiamo ancora una centinaia di persone in albergo, ma questo è legato al tempo tecnico di ammobiliare gli appartamenti, quindi insomma io conto che entro la fine sicuramente di novembre, ma probabilmente anche prima, l'emergenza abitativa sia definitivamente risolta. Per quanto riguarda le case pubbliche, abbiamo dato comunque la disponibilità, anche dopo la cessazione della fase emergenziale, di restare negli alloggi a condizioni di favore che andremo a definire. E la collocazione nella palazzina ex infermiere di Cassa Depositi e Prestiti oggi è temporanea per un tempo massimo di 18 mesi, poi vedremo. Adesso siamo nel bello, grande, bello, luminoso, c'è il mare qua vicino, insomma abbiamo avuto proprio una delicatezza dal comune, dal presidente, sono stati veramente dei padri di famiglia per i genovesi, siamo contenti di loro, speriamo che durino e che sia un modello Genova per gli altri, perché c'è gente nei terremoti che sta ancora male. Invece qua a Genova si sono dati subito da fare per i genovesi, sono stati dei buoni avvocati loro, di noi genovesi. Devo dire che è una struttura comunale che lavora benissimo con me, molto efficiente, che ha dato prova di grande capacità in questa situazione emergenziale. Oggi abbiamo iniziato col sindaco la prima riunione del gruppo della struttura commissariale e cercherò nel mio ruolo di favorire le migliori sinergie tra la macchina amministrativa del comune e la struttura del commissario.